solo tra Legend e Inter Napoli, andiamo da qualche elemento dell'Inter Napoli. Cognome? Maranillo. Maranillo sta vincendo per 1-0, però la squadra avversaria tiene bene il campo. Cosa bisogna fare per... meglio di noi. Cosa bisogna fare dobbiamo per... dobbiamo compattare un po' di più a centrocampo e dobbiamo sfruttare meglio queste ripartenze. Va bene, bocca al lupo. Andiamo invece dal portiere del Legend Friends. Portiere! Portiere, sei in svantaggio di una rete. Diciamo ci hai fatto mettere paura su quell'intervento. È stato un intervento di combattere. Cosa dobbiamo migliorare per recuperare questa partita? Vabbè, dobbiamo iniziare a vedere un po' più la porta, poi penso che... al limite dell'area dobbiamo cercare di tirare un po' di più, penso che essere capito. Va bene, in bocca al lupo. Siamo qui nel dopo partita di Inter Napoli Legend Friends, partita finita 2-0 per l'Inter Napoli. Siamo qui con i due migliori in campo, con il diciamo, allenatore e giocatore Massimo De Rosa e invece Massimiliano Bova per l'Inter Napoli. Passavamo prima da te, Massiliano, una partita diciamo decisa dagli episodi, avete giocato un buon primo tempo, purtroppo avete preso un gol su una ripartenza, diciamo bisogna migliorare ancora qualcosina diciamo l'indifesa, attenzione che spesso... La squadra è tutta da perfezionare, quindi non si fanno gli allenamenti durante la settimana, quindi è logico aspettarsi anche delle partite del genere. Poi sono arrivati altri quattro ragazzi nuovi, cerca di capire che ruoli giocano, come si ridimensionano con gli altri. Loro hanno fatto una partita tosta dal primo minuto, ci hanno messo forse più cuore di noi. Anche nel secondo tempo un po' la sfortuna, un po' le parate del portiere diciamo, non vi hanno permesso di accorciare le distanze, forse diciamo perché non diciamo, riaprire il match. Diciamo che la sveglia è suonata con troppi minuti di ritardo. Aspettare gli ultimi 10-15 minuti per... Diciamo che anche la sua decisione, diciamo, quando è entrato anche lei appunto riuscito a dare diciamo, più manforte al centrocampo, anche se diciamo che è entrato cuore, troppo tardi. Un po' di cuore in più, tutto questo. Vabbè, intanto avrete diciamo, modo di rifarvi, quindi il campionato è lungo. Vuoi dedicare a qualcuno la sua prestazione? Ma io penso di... non conosco questo ragazzo, però loro hanno fatto una cosa bella, mettere le maglie di questo ragazzo. Penso che... Grazie. Cioè, la giornata, il calcio, il vero calcio penso che è questo, non quello che guardiamo dalla TV. È una cosa reale, di amici, di gente che si vuole divertire. Qua nessuno percepisce, penso, niente, anzi si paga per venire a giocare, forse questo è il calcio più pulito. Ho sempre pensato a questo modo. Vabbè. Bellissime parole, grazie, Crepi. Arrivederci, grazie. Grazie. Massiliano, hai fatto un gol bellissimo, avete giocato una buona partita, forse si sentite un po' la stanchezza degli ultimi minuti. Diciamo veramente una bella vittoria. Sì, siamo partiti bene, con la voglia giusta, anche perché la motivazione principale di riunirci l'ultimo per Luca. Quindi niente, ci abbiamo messo veramente il cuore e contiamo a vincere questo torneo per lui. Va bene, a questo punto vedo sia inutile a chi dedicare la vittoria. E vabbè, diciamo che hai detto quasi tutto. Ti auguro in bocca al lupo e facciamo anche noi un saluto a Luca Izzo. Ciao Luca. Uno di noi, Ruggero, uno di noi, uno di noi, Ruggero, uno di noi, uno di noi, Ruggero, uno di noi, uno di noi, Ruggero.